L'8 dicembre, quando si fa l'albero di Natale, io ho usanza di fare proprio le frittelle di mele, chi non le conosce. Però io ho la mia personale ricetta e mi piace tantissimo, perciò la voglio condividere con voi. Come sempre sono ricette facili, sono davvero una romantica, quindi mi piace molto il Natale. Iniziamo subito con la ricetta delle frittelle di mele della Lulu. Allora, prendiamo una bella ciotola. Un uovo medio, io ho sbattuto già l'uovo un pochino, aggiungiamo 20 grammi di zucchero a velo, giriamo un attimino il composto, mettiamo il nostro latte, 160 ml di latte intero fresco, se avete una mucca sarebbe anche meglio mungerlo e cucinarlo. Dopodiché aggiungiamo un po' di scorza di limone e un pizzichino di sale. Vedete, potete mettere anche della vanillina. Aggiungo la farina che è 100 grammi. Vedete, facilissimo. Giriamo bene perché si formano i grumi, come in tutti i dolci di mele che faccio, sempre un po' di liquore e sarà a vostro gusto. Io in questo caso metto un pochino di rum, appena appena. Mi toglie un po' quel sapore di uovo, oltre al limone, e poi fa sì che quando vado a friggere, gonfia bene la pastella. Potete usare la sambuca, ci sta benissimo con la mela. Sono i miei due liquori preferiti con le mele. Ok, a questo punto lasciamo riposare l'impasto, ma intanto tagliamo le mele. Vedete, io ho molta inventiva nelle cose, questo praticamente è l'attrezzo per fare i cannoli. Ci faccio il buco alle mele. Ok, adesso io ho usato qua sia una golden, però ho anche l'arenetta che io preferisco in assoluto. La mela arenetta è quella che mi piace di più anche per fare proprio i dolci e per fare le frittelle di mela. Ci faccio il buchetto, tolgo il torsolo. Potete decidere adesso se lasciare la buccia, cosa che fanno in tanti, o toglierla. Io la sbuccio. Ecco, ne faccio una così e una con la buccia. Lo spessore che andremo a fare. Allora, la mela golden ci vuole un attimino di più a cuocere. L'arenetta è un attimo invece. Lo spessore della mela più o meno è questo, ecco. Adesso andiamo a friggerle. Allora, ho messo sulla padella, ho scaldato un po' di olio di semi. Non ce ne vorrà tantissimo, non è che dobbiamo fare patatine fritte. Prendiamo i nostri pezzetti di mela, ok? Li immergiamo, tagliamo bene, dobbiamo coprire proprio tutta tutta la mela, una scolatina veloce mettiamo a friggere. Le facciamo un attimino scolare. E le tuffiamo nell'olio. Lasciamo un attimo il tempo a fuoco. Non più di due perché l'olio poi si abbassa di temperatura e vengono troppo unte. Sapete che poi la mela è una parte di acqua e questo poi è il risultato, cioè nell'olio cerca di schizzare un attimino, quindi attenzione, eh.
un profumo già incredibile, buonissimo. In un minuto per parte ci vuole. Ci siamo quasi. Cerchiamo di mantenere l'olio pulito, man mano togliamo i pezzettini di impasto che sono già cotti precedentemente. Io quando sento che la frittella sa un po' di caramello, vuol dire che è cotta. La temperatura dell'olio non vuole nemmeno troppo basso, se no unte da morire. Occhio. Che facciamo? Le passiamo nel nostro zucchero semolato. Buone. E voilà! Je sont fait les frittelle! Sono 2, 4, 6, 7, queste me le mangio tutte. Ok, adesso vi dico come sono venute, perché ci vuole un bel assaggio. Sente quanto sono croccantine? Sono meravigliose. Io mi godo le mie frittelline, fatele perché sono buone. Ciao, a presto per una nuova ricetta. Bacio, specie alle mie amiche. Ciao! Devo chiudere anche gli occhi. Mercatini di Natale.